arrivamo a Parigi senza biglietto di ritorno, però conoscevo una via solo. Il ritardo, il treno perso e un autobus mi porta in periferia. Sono scalza e ho la valigia in mano. Poi, dopo, perdo anche quella. E quando torno per cercarla, nella mia ex casa vive già altra gente. Strano. Io non appartengo a me. Quello è il mio armadio, lo riconosco. Perché sopra ci sono attaccati i disegni di mio figlio. Questo è il mio letto, bello, duro, come piace a me. L'ho costruito io con le mie mani, quando ancora il fai da te non aveva i suoi supermercati. Attorno ho le mie cose. Le scarpe, i libri, gli abiti, il computer, le collane. Tu non mangi. Però mi sveglio la notte e non capisco che ci faccio. Non riconosco niente. Sono solo di passaggio.